Giulia Lagarello, sono il comandante della compagnia Carabinieri di Agropoli. È la mia prima volta in Cilento, sono molto contenta di questo incarico prestigioso, assolutamente inaspettato e molto molto gradito da parte mia. Come punti principali che saranno svolti sicuramente il controllo del territorio, la prossimità al cittadino, da un piano preventivo ma soprattutto da un piano repressivo per quanto riguarda i reati in genere, in particolare quelli di maggiore allarme sociale. So che è un territorio molto vasto, molto complesso, la presenza dell'arma è capillare, abbiamo 12 stazioni sul territorio e tutto sarà svolto in maniera assolutamente regolare, continuando quello che era il progetto del Capitano Manna e quello che già è in atto. Su cosa batterà di più la compagnia? Ma sicuramente i reati predatori, che sono quelli un po' più sentiti in questo territorio, in alcune zone particolarmente, una prevenzione dei reati in genere su tutto l'ambito costiero e anche sul territorio della fascia più interna, reati ambientali, qui ci sono dei territori molto vasti, quindi sicuramente questo sarà un punto molto delicato, e poi ovviamente far fronte alle emergenze che verranno proposte a mano. È la prima volta in Cilento, ho già fatto... È la prima volta in Cilento, sì, è la prima volta. Sono stata il mese scorso in licenza a vedere un po' il territorio un paio di giorni con il Capitano Manna, che mi ha accompagnato, mi ha introdotto un po' nell'ambiente, ma questa è la prima volta a livello lavorativo per me nel Cilento, sì. E più Vacchitto, che cosa ne pensa della città? Bellissimo, bellissimo. Territorio diversificato, la parte del mare, vabbè, si commenta da sola, non c'è bisogno che io aggiunga altro. È veramente un bel territorio, sono molto contenta di essere qua. Senta Gabriano, è il suo primo incarico, diciamo, operativo? Sono per la prima volta in un ambito territoriale, prima ero nella linea mobile, a reggimento a cavallo, il tema è sempre quello della sicurezza, ma sotto un aspetto diverso, quindi più di specialità. Questo è il primo incarico come comandante di compagnia. Senta, questo è un territorio tranquillo, però anche insidioso. E in che modo intenderà valorizzare i suoi uomini che sono qui da tanti anni e conoscono perfettamente le dinamiche criminali e delinquenziali? Questo può essere uno dei punti principali a favore. Abbiamo la fortuna di avere del personale che è del territorio e quindi conosce benissimo il territorio stesso, anche le dinamiche che lo caratterizzano. Sfruttando questa conoscenza approfondita del personale con un piano di prevenzione e di repressione di alcuni fenomeni criminali in particolare, sicuramente si giungerà ai risultati sperati, insomma. La presenza è fondamentale, io credo, la presenza dei carabinieri sul territorio con una serie di servizi esterni, con una serie di attività di prossimità al cittadino e una presenza veramente massimale per quanto possibile su tutto il territorio, insomma. Hanno fatto presente che il territorio è molto vasto, sicuramente il territorio è molto vasto. E spesso il problema deriva proprio dalla carenza di mezzi e uomini, perché accade una cosa tipo a Capaccio, la pattuglia che fa il notturno su Santa Maria, per dirne una, è un problema che si è già posto, perché poi i reati predatori di cui parlava si ritirano soprattutto di notte. Assolutamente sì, cercheremo di far fronte a questo tipo di esigenza mettendo tutte le forze possibili in campo. Riorganizzando anche un po'... Vedremo quello che si può fare, assolutamente sì. Capitano, capitano donna, insomma, di questa compagnia, come sì. Si sente sotto questo aspetto? Onoratissima, onoratissima del privilegio che ho. Vuole dare anche un messaggio ai cittadini? Il messaggio ai cittadini è quello della nostra presenza. Noi ci siamo per qualsiasi cosa, assolutamente. L'arma è presente nelle stazioni, nelle caserme, nella compagnia, ma anche sul territorio, quindi per qualsiasi necessità fate riferimento ai carabinieri che sono qui al servizio del cittadino.